benvenuti in questo nuovo vlog. Noi già siamo attivissimi. Amore, dove sei? Noi praticamente, ragazze, abbiamo iniziato questa giornata detox con una bellissima corsetta che mio amore è un maratoneta. Ma io vado a fare la doccia. Vai a fare la doccia, che dobbiamo andare a fare una grande colazione. Dario è terrorizzato dal fatto che possono finire i waffle. Perché c'è un buffet pieno di roba e lui vuole waffle. Comunque adesso ci abbufferemo di roba da mangiare. E comunque è stato bello perché abbiamo visto tutta l'isola. E mi sono pentita, cioè, come facevo a portarmi la videocamera? Però vorrei tanto farvi vedere, perché proprio all'alba vedi tutto il silenzio. Comunque adesso chiudo, perché secondo me Dario è in bagno e farà degli strani rumori. Vero, amore? La porta, guarda. Sì, ma tu, anche se c'è la porta chiusa. Ragazzi, comunque, bando alle ciance, domani nel prossimo vlog, comunque domani, vedo di portarmi la videocamera e magari non correrò proprio tantissimo, perché voglio farvi vedere l'isola all'alba, Lanzarote, è bellissima, modo fantastica. Adesso vado ad allarmi che dobbiamo andare a fare colazione e a buffarci. Canciones de amores, pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Voy buscando una lady, como tú la quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir mil canciones de amores. La marca, sí, que estén preocupada, amores. Pazzi, non so se riuscite a vedere qualcosa. Ci hanno appena invidiato, è venuta la ragazza tipo inglese e ci ha invidiato la nostra maschera. Per amore, dove sei? Per lì. Senti, che amore, fatti vedere la tua maschera, no? Amore, eccolo. Amore, comunque è venuta questa che ha detto oh, amazing, dammi una tuttata, oh bella, beautiful, beautiful. Ha detto Dario, ha detto vabbè, dammi 100 euro e te la do. Italy, oh, ma la voleva proprio comprare. Ok, Dario ha svegliato l'animo del commerciante che lui se la stava vendendo. Per lì, la prossima volta porteremo una decina di maschere e le venderemo qua. La cosa bella è che questa piscina ha acqua di mare, cioè praticamente è fatta con acqua salata di mare, e quindi è stupendo. Ora amore, sembra di nuotare nel mare. Comunque adesso ne ho un po' di sole qua, io voglio l'acqua, ho una sete da pazzi, amore. Sarà tutto col prosciutto, il prosciutto iberico che ho mangiato a colazione. No, domani mattina non lo mangerò più. Oh, è tutto ogni giorno dico domani mangerò più leggero, poi mettono quel bagno di davanti e mangio tantissimo. Ma ragazzi, la vacanza viene una volta all'anno, poi abbiamo tempo per fare la dieta a casa, no amore? Sì, sì. Mio amore è d'accordo, sì. Io penso in ti, sé che buscas alguien che te vuelve a enamorar, che non te haga sentir mal. È profondo, che bello. Al caso flore. Vai. Bello fare il bagno idromassaggio in nuda. Ma il mio costume dove è? Se lo sono rubato. Amore, il costume mio. Se lo sono rubato. Giuro, non c'è più. Se lo sono rubato. Ma dove sta? Amore, la banana spagnola è più buona. Tu sei mangiato la banana. Ma voi? Vediamo se ti piace. Bananito, come amore? Quella è la jacuzzi dove siamo stati prima. Adesso ci copiano tutti. Come amore questo banano? Meglio la mia. No, vabbè. Amore, dobbiamo mangiare anche il mango. Mango italiano. Questo è il mango, amore. Come lo mangi? Amore, qual è la tua battuta del mango? Amore, questo è il mango.
Ma non è molto mango. Come è molto mango? Ma se mi sa fai frutto mango, povero mango, pace all'anima sua. Amore, questo è il mango, un frutto esotico molto buono. Ragazze, qui in Spagna, a parte scherzi, mango e avocado sono buonissimi, sono molto più morbidi, maturi e succosi. Mangiatene tanti. Ma che mai vendere pure i mango? Ma come vendere? Sto dando un consiglio alle ragazze, è bello. I manghi, oddio, vabbè, basta. Amore, ma ci deve rendere, poi ci sono tutti a mozzarella, la fa amore, ma no, ma è vero, amore, l'avocado anche, visto com'è succoso e morbido. Sì, tra poco faremo un qua in Spagna. Vi faccio mangiare io, bene. Basta questi. Questo cibo sano. Mangiare colazione, cornetto a cioccolato. Va bene. E poi dopo 3 ore, lo spuntino, un panino di 60 grammi con prosciutto crudo. Ah vabbè, 60 grammi solo. Vabbè, perché poi dopo l'una e mezza tu mangiate di nuovo un bel piatto di maccheroni al forno. Amore, questa guarda, devi mangiare una al giorno per tutta la tua vita, togli il medico di to... Amore, cioè ma davvero la stavi lanciando? Ciao. Corsetta time, perché siamo ciccioni e mangiamo troppo. Sì. Detox time, corsetta. Evviva lo stile detox fit. Yuhu. Andiamo amore? Yes. Andiamo. Quindi continuiamo a sbagliare. No vabbè, adesso vi faremo vedere un po' Lanzarote. Ragazzi, qui è tutto vulcanico, guarda, sono pietre vulcaniche ovunque. Madonna, che bello, è bellissimo, un gattone nero, sembra il mio gatto Nerina che avevo io. Lasciala stare, amore, l'hai spaventato. Ah, che bello. Eccolo. Ciao, che bello. Anche lui vulcanico. Anche lui è un gatto vulcanico. Guarda com'è bello, è nero. È bello. Tu piensa en mí como yo en ti. En ti sí, mano a tu riso, mano a tu riso. Sensei, el de la brecha de oro. Esto es el centro comercial en las cucharas. Cucharas, las cucharas. En ti sí. Mano a tu riso, mano a tu riso. Sensei, el de la brecha de oro. La sangre y la tinta nos une. Julián tu riso. Ragazzi, qui è magnifico. E Dario perché volte laggiù sta ricorrendo uno. Amore, non ce la faccio più. Amore, ma io non ce la faccio, tu non ti fermi mai. Devi fermarti un po', amore. Questo è pazzo. Questo è pazzo. Questo è scemo, raga. Dai, amore, ma fossi scemo. Io poi me lo chiedo pure, la tua risposta è una sola. Vabbè, comunque è bellissimo qua. Il nostro hotel è lì. Ah, vedi, una bella macchina. Passiamoci un po', eh. Amore, c'è la tua collega. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Bravo, dai. Amore, mi fa male anche la spalla, è quello il problema. Raga, voi non sapete che mi è venuto tutto un dolore nella spalla. Sarà la vecchiaia, sarà il condizionatore, sarà il vento, non lo so, però a me qualche sfiga mi deve sempre succedere. Quindi sto male. Ciao Dario. Appena tornati dalla corsetta, ragazzi, vi faccio vedere, guardate qua, alla reception ci hanno dato Francesca, tra grande l'altro. Grande Francesca, ragazzi, Francesca e Martina. Sono le due italiane. Un po' di aumento, perché sono bravissime. No, non è vero, però sono brave, sono le due italiane, sono le due reception. Dato che noi non capiamo nulla dello spagnolo, allora grazie, ci stanno aiutando. Vogliamo fare una recensione positiva per Francesca e Martina. Che lavorano all'hotel.
Melea Salinas. Grazie ragazzi, vi mandiamo un bacio ragazzi. Grande e viva le italiane che sono brave, dovunque vado trovo personale italiano bravo e qualificato, quindi complimenti ragazze, siete brave. Vabbè, tutte quante brave, però chi non ci capisce, no vabbè, anche le spagnole dobbiamo dire la verità, però noi ovviamente quando le vediamo nella ricerca ci illuminiamo di mezzo, perché loro ci capiscono, ci accontentano, ci ha dato la cartina e ci ha segnato tutti i posti che dobbiamo vedere di Lanzarote. La cosa più importante è dove mangiare e dove mangiare, cosa dobbiamo prendere, è stata troppo brava. Addirittura pure a nome mio, la tabla di carne, tagliere di carne medio hecho, dite così, media cottura, il pulpo, poi vabbè se andiamo vi vlogghiamo, vi facciamo vedere tutto. E come posti da vedere ci ha detto Punta de Mujeres, la Caleta di Famara, poi noi siamo qua Costa Teguise e poi Playa Quemada, l'Algeria e poi Punta Papagayo. Qua dice che a Playa Blanca, Punta Papagayo ci sia un mare bellissimo e anche a Famara, quindi speriamo di vederlo e di andare a mangiare una buona paella. Speriamo, vabbè, poi ovviamente vogliamo tutto e vi faremo vedere. Sì. Yeah, comunque Lanzarote è bellissima, come tutta la Spagna. Mua. Ragazzi, questo è il mio outfit di stasera. Questo vestitino e queste scarpe che sono le uniche che ho alte che non mi fanno male. E ho messo questo vestitino molto molto carino, molto bello, rosso. Rosso, un amore che non posso... Mi piace tanto tanto. Amore, ti piace? Sì. E poi grazie amore, poi ho fatto i capelli così naturali con un prodotto che ho a Caleta Shop che serve per fare i capelli ricci, che lo adoro perché mi scoccio praticamente, sono anche mezzi bagnati. Poi ho messo questa fascia perché mi piace il look con la fascia. Anche se poco elegante, ma a me non importa. Mi piace quando sto in vacanza truccarmi poco, asciugarmi poco i capelli, farli mossi e mettere la fascia. Ma perché la faccia? Oh, mio Dio! Sì. Sì. Qui in pratica ti cuociono il pesce davanti a te, cioè tu dici quale vuoi, loro te lo cuociono e dall'altro lato c'è anche la carne. Io adesso faccio detox stasera perché ho mangiato come un bue anche il latinello in questi giorni e ho preso un po' di paella, adesso prendo il pesce e c'ho già un altro piatto di là che mi aspetta, però tutto detox. Mio amore, cosa ha preso? Un po' di carne, anche tu, leggero, dai, senza sì. Pane, limoni immancabili, acqua e limone, anche in vacanza, Dario non va in ferie. E qua cosa hai preso? Chili di salse. Tonno, la rosi, impazzisce per questo. Rosi. Invece io ho preso un piatto detox, perché ragazze, mi sono abbuffata troppo. Ho preso tanto salmone affumicato, un po' di insalatina, olive, del tonno, del mais. E poi qua queste insalatine gazpacho, che è una cosa spagnola buonissima, delle insalatine di tonno, di sedano eccetera. Qua ci sono delle cozze e qua ho preso un po' di paella e un po' di pesce fresco, cernia e orata. Cioè questo per noi è mangiare detox light, potete immaginare quando vogliamo abbuffarci cosa mangiamo. Buon appetito amore. Piatto composto da me, amore, con un formaggio tipico qua, tipo gorgonzola, noci, poi un altro formaggio fresco spagnolo, la fragolina e la salsa verde. Bello, amore, vero? Come sono brava. Assaggia. È buono. È un po' puzzolino. Dai, è buono. Ci piace. Ragazzi, qui c'è un vento tremendo. Comunque noi siamo a Costa Teguise, si chiama così? Costa Teguise. Cosa del genere. Comunque, qua non sono abituati alle vlogger, youtuber. Sì. Sta girando col cane, no? Guarda. Quindi mi guardano un po' male. Ci saranno molti youtuber
Lanzaronite, come si dice, c'è il povero di Lanzaronite. YouTube. Comunque, ragazzi, anche qua c'è un bisogno di visitare YouTube. No, vabbè, c'è qualcosa. Io mi era venuta di nuovo l'idea di farmi le treccine, proprio perché c'era una che le faceva. Solo se la troviamo. Mi sono ricordata però che io ho avuto la brutta esperienza anni fa, che tipo andai in Spagna, uno dei miei primi viaggi, proprio piccinina, a Lloret de Mar andai. Che aveva ancora le ciucciotte in bocca. Sì, no, non è vero. E quindi là praticamente cosa successe? Che io mi feci queste treccine, pagai pure un sacco di soldi, un sacco di tempo per farmi, il giorno dopo me le tolsi perché mi vennero dei mal di testa tremendi. Quindi se me le faccio fare, però gli dico fammele un po' più larghe, mi piacerebbe perché mi sono fissata con sta cosa della fascia. Comunque ci dicono che l'albergo dove abbiamo alloggiato noi è un albergo più bello di Lanzarote, quindi grazie Fitvia. Le tavole da surf, oddio, mo spendiamo altri soldi inutili qua dentro, amore mio. Ci sta? Amore, l'ha trovata. Ragazzi, l'ho trovata. Oh mio Dio. Datelo come felice, Lanzaro, questa era il tipico. Ah, oh, ma è piccolo, prova a fare windsurf qua sopra. Lanzaro. L'albergo più grande di Lanzarote, questo è il nostro albergo, guardate com'è bello di notte. Siamo fuori, non siamo capaci di entrare. Qua invece c'è il mare, ci sono ancora anche delle persone. E praticamente prendiamo un bacio grande e ci vediamo domani con un altro vlog. Mua. Buona! Snatches. Buenas noches.